Beh, la cultura custom nasce negli Stati Uniti tantissimi anni fa, cioè loro già dall'inizio hanno sempre modificato sia le motociclette sia le automobili. Poi piano piano, con anche chiaramente con l'avvento dell'Harley Davidson nel mondo, ha fatto sì che tantissime persone in tutto il globo hanno iniziato a modificare le loro moto. Modificare le loro moto che significa? È mettere un pochino di se stesso in quel mezzo, che possiamo anche paragonarlo a come se fosse un cavallo, nel senso che all'epoca, tanti anni fa, soprattutto gli Stati Uniti avevano il cavallo, invece stanno come se fossero i nuovi cowboy con la loro motocicletta, e chiaramente la motocicletta diventa un mezzo molto tuo e più è vicino a te, perciò effettivamente la fai tua modificandola a tuo piacimento. Poi noi tra poco cominciamo a dipingere dal vivo. Ultimamente c'è questo stile club style, che sono delle moto un pochino Harley Davidson, un pochino più strizzano l'occhio alle moto un pochino più sprint, più da corsa. Poi c'è il classico, che sono secondo me le moto forse più belle, che alcuni appassionati rimettono a posto questi vecchi modelli, perciò parliamo anche moto dagli anni 40 a salire su, che secondo me è proprio il cuore del custom, quello, perché andiamo a lavorare su proprio delle parti fatte a mano in modo artigianale, qualcosa di veramente pazzesco ed eccezionale. Ma secondo me è proprio un pochino tutta la cultura, perché poi non si ferma soltanto alla moto, ma è uno stile di vita, è proprio un modo di essere, perciò lo puoi riscontrare nel modo di vestire, nei comportamenti, è una grande tribù oramai, una grande tribù, sempre più grande. Noi siamo venuti qua a esibirci, per far vedere quello che si può fare con l'aerografia, io con le incisioni. Esprime a parte uno stile di vita, ma si presta proprio a essere cambiata con tutto quello che è il tuo vissuto. Io sono partito con una moto all'inizio del viaggio, pian pianino, fermandovi in eventi come questo o altri eventi in tutte le parti del mondo, ognuno, come tanti artisti, come un altro che c'è qua sulla sinistra che mi ha pitturato la moto, in ogni parte dove ti fermi aggiungi un pezzo, per cui è in trasformazione, come è in trasformazione la tua vita viaggiando.